benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua per fare un altro video a tema Zero Waste. Questo video in particolare è stato richiesto da una ragazza che mi segue. Ciao Valentina, grazie per le idee, perché lei mi ha chiesto due video. Giuro che ci sto lavorando. E lei mi ha chiesto di fare questo video di parlare di cose Zero Waste più avanzate. Allora, io certe cose forse le ho già dette, queste cose di cui oggi parlerò io probabilmente le ho già dette nei miei altri video, però è vero che alcune cose magari sono più avanzate di altre, nel senso che non dico che siano più avanzate di altre nel senso che sei meglio se fai queste cose, assolutamente no, semplicemente secondo me il Zero Waste comunque sì, si basa sulla cosa beginner, del tipo che inizi, la borsettina di tela, cerchi di evitare la plastica, eccetera eccetera, poi però più entri nel Zero Waste, più secondo me avanzi di livello, un po' come il videogioco, no? Compariamolo al videogioco. Quindi secondo me ci sono delle cose alle quali ci arrivi col tempo, quando sei nel Zero Waste. Quindi non è che sto facendo questo video per dirvi che se non fate queste cose siete dei pezzenti. Cioè non è questo l'intento del video. L'intento del video è di farvi capire e di parlare di certe soluzioni Zero Waste che magari sono più avanzate per certe persone. Perché magari alcune cose che dirò vi sembrano cose basic, nel senso che sarebbero un po' la base, però per altre persone potrebbero non essere la stessa cosa, perché ognuno di noi ha un percorso diverso. Quindi io adesso vi parlerò anche della mia esperienza personale, di come ci sono arrivata a certe cose, perché anche io sono passata per livello beginner e poi livello avanzato. Quindi niente, spero questo video vi piaccia. Se avete altre idee, questo video forse lo dividerò in due, perché magari alcune cose mi sono segnata un sacco di cose, ma non so se blatterò come il mio solito, quindi magari cercherò di fare dei video separati, perché ci sono comunque tante cose di cui parlare. Se mi seguite comunque dall'inizio, tante cose non vi saranno nuove, però se non mi seguite dall'inizio e vi interessa questo video, fatemi sapere, e se appunto avete altre richieste fatemelo assolutamente sapere. Su Instagram sono molto più attiva, alle volte YouTube non mi invia proprio tutti i commenti, quindi mi invia però i commenti cattivi, quelli sempre, quelli li vedo sempre. Quindi niente, se avete voglia di scrivermi qualsiasi cosa, mi trovate su Instagram, dove sono abbastanza attiva. Niente, quindi cominciamo. Primissima cosa di cui voglio parlare sono comunque le cose biodegradabili rispetto alle cose effettivamente riutilizzabili. Ci tengo a fare questa specificazione perché quando sono entrata nel Zero Waste mi sembrava che le cose biodegradabili fossero la soluzione a tutto. Ero tipo, oh my god, ficcata! Quando in realtà non è proprio così, perché sia una cosa biodegradabile sia una cosa compostabile, non perché significa che si ricicla meglio, comunque che può essere compostato, significa che possiamo fare un uso supremo di qualsiasi cosa. Ecco perché io vi ho già parlato, quando ho fatto nel mio bathroom essential, cioè le cose tipo che io ho cambiato nel mio bagno, Zero Waste, vi ho parlato dei cotton fioc riutilizzabili, che tipo ho un cotton fioc e uno ce l'ho per il make-up, che appunto sono riutilizzabili, e che è il cotton fioc di The Last Swab. Vi lascerò il link se vi interessa, e vi lascerò anche quel video se vi interessa andare a vederlo. All'inizio anch'io ero passata per il grade per le cose biodegradabili, perché giustamente i cotton fioc non erano più in plastica, ma erano in legno, e il cotone era appunto cotone biologico, eccetera eccetera, che è una soluzione magnifica, perché comunque è comunque uno spreco in meno. Però quello che io ho capito col tempo, facendo il mio percorso di Zero Waste, è che quelle cose biodegradabili per me erano un po' a livello di usa e getta, perché sono comunque usa e getta, sono comunque cose che tu compri e ricompri, alle volte costano pure di più, e che butti alla fine. Quindi non è che si riciclano più facilmente, però ci sarebbe da discuterne. Quindi, ovviamente, se siete all'inizio e coi cotton fioc biodegradabili è comunque una scelta migliore, però sarebbe meglio di scegliere una cosa riutilizzabile col tempo. Un'altra cosa usa e getta biodegradabile sono stati gli assorbenti. Io avevo cominciato a utilizzare gli assorbenti usa e getta appunto biodegradabili, e anche i salvaslip biodegradabili. Costavano la follia di Dio, ok? Costavano troppo. E poi col tempo mi sono finalmente fatta convincere, dopo qualche mese, di comprarmi la coppetta. Quindi per me il livello beginner è quello di riutilizzare delle cose che sono un pochino meglio per il pianeta, fino ad arrivare a un livello che stai utilizzando una cosa per la vita, perché effettivamente la coppetta, cioè, a meno che non la perdi, è una cosa che utilizzerai veramente tanti tanti anni. Dicono che comunque puoi utilizzarla circa 10 anni.
Quindi, questa è una cosa che magari non tutti ci sono arrivati. Ovviamente ci sono, so che non tutti possono usare la coppetta, ci sono comunque gli assorbenti lavabili, ci sono anche le mutande per il ciclo, ci sono tantissime altre opzioni rispetto all'usa e getta, che comunque anche se è biodegradabile. Però appunto, come ho già detto, quello è un livello, cioè queste soluzioni devono essere fatte personalmente, quindi non è che mi sento di condannare chi utilizza i cosi biodegradabili rispetto agli assorbenti lavabili, semplicemente secondo me a lungo andare vi costerà molto di più utilizzare le cose biodegradabili, magari a un certo punto direte questa cosa costa troppo però. Questa cosa è la gomma da masticare, so che sembra strano che io la metta in questa lista perché magari non è una cosa avanzata, pazzesca, però io della gomma da masticare non ne ho mai parlato perché io la gomma da masticare ho smesso di comprarla da tantissimi anni in realtà, perché mi faceva sempre male lo stomaco, quindi era molto raro che io mangiassi la gomma da masticare. Da piccolo ho inghiottito un sacco di gomma da masticare, che schifo. Però la gomma da masticare, per chi non lo sapesse, non è assolutamente compostabile e biodegradabile, quindi non andrebbe buttata né nell'umido né per terra sulle strade, perché quella è fatta comunque di plastica, ci sono comunque elementi di plastica dentro la gomma. Quindi esistono delle gomme compostabili, appunto, che si possono comprare solo se siete tipo enormi fan della gomma, però onestamente a me, io credo che la gomma si può fare a meno, non è che sia la cosa più salutare da mangiare, perché comunque non serve, capisco che magari vi sentite meglio ad avere una gomma in borsa eccetera, però se volete appunto puntare su una gomma da masticare perché la usate sempre e non ne potete fare a meno, puntate su una gomma appunto compostabile, credo che il Friendly Shop la venda, dopo cerco e magari se trovo lascio il link. Un'altra cosa bellissima che esiste è un'applicazione che si chiama Too Good To Go. Qua in Canada non funziona, che figata! Too Good To Go è un'applicazione che ti permette di cercare attorno a te ristoranti che magari che partecipano appunto a questa iniziativa per non far sprecare il cibo. Quindi se a fine giornata loro hanno ancora del cibo che non hanno utilizzato, che non utilizzerà, che andrà comunque buttato, potete andare, comunque pagate veramente pochissime cose e vi portate a casa un sacco di robe. Una mia amica la sto utilizzando tantissimo, mi ha sempre fatto vedere le cose che ha sempre per le con to go. Io sono molto invidiosa della cosa perché qua non c'è, non so se esiste una cosa tipo simile, però qua non esiste e mi dispiace un sacco, però questo sarebbe molto utile per evitare lo spreco alimentare, perché comunque lo spreco alimentare è uno dei più grandi ed è brutto. Io quando ho lavorato nei ristoranti mi si spezzava il cuore a vedere quanto cibo veniva buttato al giorno proprio perché non veniva consumato o comunque non era più considerato fresco o a livello del ristorante, e questa cosa mi faceva veramente star male perché c'è gente che muore di fame nel mondo e nei ristoranti c'è uno spreco sempre pazzesco. Perché l'ho messa in questa lista? Perché non tanta gente, non credo che all'inizio del Zero Waste la gente pensi effettivamente ah, forse c'è una cosa dove posso trovare il spreco alimentare o posso trovare degli alimenti a poco bla bla bla. Non è una cosa che ci pensi subito perché all'inizio si è preoccupato per un botto di cose allo stesso tempo e si è iperstressato, però se vi interessa secondo me è un'applicazione. Però se vi interessa secondo me potrebbe essere un'applicazione molto utile per il vostro percorso Zero Waste e anche per risparmiare soldi e anche salvare qualche legume e frutta. Qua in Canada esiste una cosa molto molto bella al quale io volevo iscrivermi e non so perché non l'ho fatto, che praticamente è un'associazione che settimanalmente ti invia, cioè in realtà c'è un luogo di incontro dove tu vai, ti abboni a un servizio, cioè nel senso, cioè ti puoi abbonare a diversi, cioè è lo stesso servizio, semplicemente secondo il costo c'hai certi prodotti che praticamente loro evitano lo spreco di frutta e verdura principalmente, che sono quelli che non passano il test della bellezza per stare sugli scaffali dei supermercati. Quindi tu ti abboni a questo servizio, ogni settimana loro ti chiamano e ti dicono la tua frutta e verdura è pronta, woohoo! Praticamente loro ti dicono puoi scegliere se avere frutta e verdura normalissima, se vuoi avere quella bio o se vuoi avere quella locale. Infatti credo che, adesso che mi sono ricordata di questo discorso, credo che mi iscriverò a questo servizio perché ti danno appunto una casetta di frutta e verdura, dipende per quante persone, dici tu per quante persone circa, e loro ti dicono più o meno cosa ci sarà. E questo aiuta sia a evitare lo spreco alimentare, ma sia a te personalmente a cucinare con non sempre le stesse cose, perché io per esempio ho notato che compro sempre le stesse verdure e frutta, cioè zero fantasia proprio. Quindi vorrei, adesso che mi sono ricordata, mi abbonerò a questo servizio perché è veramente bello, perché sì, e loro chiamano questa roba la frutta e i legumi brutti, ma non sono brutti, poretti. Un'altra cosa è fare
fare attenzione alle cose che si compra. Qua c'è un discorso molto ampio, mi sto già informando su alcune cose perché vorrei fare un video sui prodotti fair trade e comunque sui prodotti che appunto si possono comprare nei supermercati tranquillamente, dove non c'è stato sfruttamento degli agricoltori, non c'è stato sfruttamento dei lavoratori. Perché facciamo anche l'esempio del caffè. Io ho fatto un post su Instagram per l'esempio del caffè, dove appunto il caffè è una dei... praticamente... caffè beviamo tutti i giorni, però non sempre è detto che la produzione di quel caffè o la coltivazione sia stata fatta nelle normative, nel rispetto dei lavoratori, e non sempre i lavoratori sono pagati ciò che si meritano. Ecco perché bisogna puntare su dei prodotti fair trade, quindi eco-solidali, perché c'è la differenza tra il biologico e il solidale. Io per esempio non sono molto per il biologico, nel senso che il biologico significa semplicemente che quei prodotti sono stati coltivati senza usare pesticidi, eccetera, eccetera. Però non è detto che in quel caso ci siano stati rispettati i lavoratori. Mentre l'eco e il solidale, sei sicuro di queste cose, ci sono appunto dei marchi come il Fair Trade, che c'ha il piccolo stampo, un po' come il cruelty free, che c'è il coniglietto che ti dice che questo prodotto è stato testato sugli animali, e stessa cosa per il Fair Trade, che ti dice questo caffè è stato coltivato nel rispetto dei lavoratori e dell'ambiente e tutto quanto. Farò dei video separati per queste cose, perché è un argomento che mi sta a cuore, perché io appunto ho iniziato, cioè all'inizio, la mia prima preoccupazione principale era tipo evitare la plastica, comprare cose possibilmente locali, cercare di comprare sfuso, che giustamente non sono scelte di merda, semplicemente per dire che se si comprano delle cose nel supermercato, perché non tutti hanno lo sfuso, che è una cosa che non tutti possono accedere, è molto importante fare attenzione all'origine dei prodotti, perché magari puntare sulle prodotti che sono stati coltivati o comunque prodotte localmente, ma anche che sono state che sei sicuro che i lavoratori sono stati pagati per ciò che hanno prodotto. Quello che volevo dire con questa roba è che più si va avanti nel zero waste, più ti accorgi di tantissime cose, tantissime problematiche che ci sono per l'ambiente. Cioè, cerchiamo di fare attenzione a qualsiasi cosa. Quindi le cose a cui io più faccio attenzione in questo momento, a parte appunto prodotti in modo che siano locali e fair trade, soprattutto per il caffè e per il cioccolato, faccio sempre attenzione perché sono dei prodotti dove più vengono sfruttate le persone, non che negli altri prodotti non ci sia sfruttamento, ovviamente siamo chiari, però anche l'olio di palma. Allora, l'olio di palma qualche anno fa c'è stato polemica, nel senso che l'olio di palma fa male alla salute, cioè questa era l'unica argomentazione che la gente faceva: l'olio di palma fa male alla salute. La Nutella, per esempio, contiene olio di palma. Ok, quindi io la Nutella non la voglio più vedere nella vita mia, non ne frega un cacchio che sei italiana, perché se mi stai usando tipo un botto di olio di palma che porta a deforestazioni e porta alla distruzione dell'ambiente, di foreste e alla distruzione delle case degli orangutani, onestamente non mi interessa il tuo prodotto di merda, ok? Poi oltretutto a me la Nutella non mi è mai piaciuta, vabbè, questi sono altri discorsi. Ci sono un milione di nocciolate che sono meglio della Nutella, e vabbè. Farò dei video a parte per questa cosa, però per dire che fate molta attenzione ai prodotti che ci sono dentro le cose che comprate, perché so che non tutti i prodotti possiamo sempre farli noi, per esempio io per esempio non compro più biscotti, non compro più tanti dolci, però se compro quelle cose cerco sempre di fare attenzione che non ci siano dentro olio di palma. Ovviamente state attenti che l'olio di palma ha più nomi. C'è stato anche un meme che avevo trovato tempo fa con tipo tutti i nomi dell'olio di palma che cercano di mettere negli ingredienti in modo che non ci sia scritto olio di palma, così la gente non evita di non comprarlo, ecco, vabbè. Quindi insomma, queste sono due cose molto importanti nel percorso di Zero Waste, che non posso pretendere che la gente ci pensi subito non appena entra nel Zero Waste, perché ci sono troppe cose che devi imparare e non puoi pensare sempre a tutto, questo è assolutamente vero, però se potete appunto fare attenzione a queste cose farete veramente tanto tanto bene, e non ci vuole tanto, bisogna solo semplicemente informarsi un po'. Vi lascerò dei link qua sotto riguardo sia le deforestazioni sia il fair trade, se volete andare a informare di più, però io comunque su quegli argomenti cercherò di fare dei video, se riuscirò, scusatemi, io purtroppo devo lavorare sempre, non ho mai tempo di lavorare e di fare le mie ricerche, ho sputato, vabbè. Fare a cose un po' più leggere, dai, insomma. Voglio parlarvi di questa, che è un avanzo zero waste, un cambiamento zero waste avanzato, che sono i fazzolettini riutilizzabili. Allora, forse questo vi ho già fatti vedere, se non mi sbaglio.
che vengono insieme a questo cestino, quindi quando quelle queste sono sporche tu le metti nel cestino, poi le butti in lavatrice. Questo invece è una cosa che io tengo nel mio zainetto, che sono dei fazzolettini appunto da tenere sempre con te. Perché voglio parlare di questo? Perché spesso ci sono tante cose zero waste che la gente tipo fa sempre una faccia schifata quando ne parliamo, no? Tipo i fazzolettini riutilizzabili, tipo sono tipo quando in realtà io sono cresciuta praticamente con i fazzolettini riutilizzabili, perché mia nonna mi ricamava sempre dei fazzolettini, io avevo sempre dei fazzolettini diversi, almeno ne avevo almeno 5 tipo per ogni giorno della settimana. So che magari un fazzoletto non può aiutare sempre, magari se avete un botto del raffreddore, magari una cosa del genere è un po' inutile, bisogna lavarle sempre, però potrebbe essere una soluzione per evitare di sprecare più fazzoletti possibile. Come mi vedete nel mio sfondo, forse, non so se lo vedete, io ho comunque i Kleenex, perché l'anno scorso avevo comprato una cosa tipo con 36 scatole di Kleenex, che fanno fatica comunque a... cioè, ci metti un po' a finirle, però ovviamente io cerco, vorrei evitare di utilizzare i Kleenex, quindi adesso li utilizziamo solo per emergenze del tipo abbiamo un raffreddore pazzesco, se no utilizziamo sempre questi, e quando faccio la mia lavatrice settimanale butto questo dentro, fine. Questo può essere un cambiamento che sembra da poco, ma vi giuro che io da quando ho iniziato a utilizzare questi... questa scatola di Kleenex sta qua da almeno 5 mesi, se non mi sbaglio, e non l'ho più cambiata, quindi significa che veramente non lo sto usando così tanto, perché quindi sì, questa è un'altra soluzione che potreste prendere in considerazione se volete appunto evitare certi sprechi, perché anche i fazzoletti non ci pensiamo sempre, sono sempre cose che abbiamo sempre portate di mano, che purtroppo ci hanno portato a pensare che è una cosa normalissima avere sempre milioni di fazzolette, sprecarli così per qualsiasi cosa. Stessa cosa un po' come i fazzolettini umidi, quelli che ci portiamo sempre dietro, anche quelli sono uno spreco molto molto grande, piuttosto vi direi, piuttosto compratevi il la mucchina, insomma, che ok, viene in coso di plastica, però almeno c'è meno spreco, a mio parere, avere un detergente comunque, come si chiamano? La mucchina che cos'è? Vabbè. Visto che siamo in tema carta, parleremo di carta igienica. Allora, io ho fatto un post sulla carta igienica, se mi seguite su Instagram forse sapete già tutto quel che dirò, però se non mi seguite non potete, cioè, insomma, se non mi seguite non è che potete sapere tutte le cose che dico, ecco, perfetto. Il mio livello, il primo primissimo livello della carta igienica è stato utilizzarne meno, perché io ho notato che ne utilizzavo veramente tanto, cioè facevo un vroom e utilizzavo un po' di carta igienica, non giudicatevi, vi prego. Adesso quello che cerco di fare è utilizzare veramente 2 quadratini, 3 massimo. Poi sono passata alla carta riciclata, questa è carta riciclata, quindi la carta riciclata è sempre meglio di carta nuova, ecco. E oltretutto avevo trovato questo brand bellissimo che impacchetta i propri rotoli di carta igienica in carta, quindi non sono impacchettati in plastica. Avevo visto anche qualcuno in Italia aver trovato una cosa simile, quindi potete vedere, potete fare più attenzione nei supermercati, secondo me hanno una cosa simile che potrebbe essere molto d'aiuto, perché si evita la plastica con cui sono rotolati dentro. Però un livello più avanzato potrebbe essere questo, che è la carta igienica riutilizzabile, che io sto utilizzando ormai da un mesetto, un mese e mezzo circa, da quando è iniziata la quarantena, credo, che appunto sono dei cosetti di stoffa che tu utilizzi come carta igienica. Io lo uso questo principalmente per pipì, così sono più facilmente lavabili e non resta troppo odore, ecco, perfetto. Lo uso due volte, nel senso che faccio una volta e un'altra volta, e poi quando faccio la mia lavatrice li lavo e basta, e poi li metto ad asciugarsi tranquillamente e li rimetto in bagno. Mi sto trovando veramente bene e trovo che avendo questi sto sprecando molta meno carta igienica, perché io faccio pipì tantissima, faccio tantissima pipì, va bene? Quindi soprattutto adesso che sono sempre a casa, vado sempre in bagno, vado sempre in bagno al pipì. Quindi secondo me potete pensare a questo, o altrimenti pensare effettivamente appunto a... cioè, non dico che dovete eliminare la carta igienica, perché magari non vi sentite a vostro agio ad avere solo questo se avete tipo degli invitati o robe simili. Capisco, anche io per prima sto tenendo comunque dei rotoloni di carta igienica normali, però cerco di utilizzare al massimo questi. Quindi fateci un pensiero, questi si possono anche fare, se riuscite a farli a mano, eccetera. Altrimenti io li ho comprati nel mio negozietto Zero Waste, quindi...
Secondo me se cercate anche su Etsy c'è gente che li fa, però se siete abili con le cose manuali, secondo me sono facili da fare, no, non per me perché io sono appezzente. Un'altra cosa è la carta da forno, io vi ho fatto vedere quello che uso, che sarebbe un tappetino silicone che uso per fare le cose in forno, quindi non ho mai comprato, non sono mai passata per il passaggio del carta da forno biodegradabile, perché la carta da forno in realtà non si potrebbe riciclare, andrebbe buttata nel secco, però hanno fatto, in Italia ho visto, ma anche qua l'ho visto, che hanno fatto una carta biodegradabile, comunque sì, biodegradabile, non compostabile, biodegradabile, forse c'è anche quella compostabile, per carità, però come ho già detto, sapete già la mia opinione sulle cose compostabili, biodegradabili, compostabili ancora, ma biodegradabili, quindi la soluzione più facile è stata comprare effettivamente una cosa che si può sempre riutilizzare, che è una cosa che io adesso vivo per questo principalmente. Se devo fare una scelta, zero waste, in questo momento per me io punto sempre alla cosa riutilizzare piuttosto una cosa che devo sempre buttare o comunque che devo sempre ricomprare, perché siamo un po' al punto di inizio. Però appunto, se non ve la sentite di perché magari non vi trovate bene, perché magari siete di cuoche pazzesche e avete bisogno di più carta di quella che ne ho bisogno io, almeno c'è, puntate su quella più degradabile. Ok, la mia lista comunque, ci sono ancora delle cose di cui voglio parlare, quindi questo magari diventerà una serie, potremmo trasformarlo in una serie. Quindi chiudo il video qua perché credo di aver blatterato troppo e la mia videocamera si sta scaricando. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, noi ci vediamo la prossima volta, ciao!